Dal mese di settembre del 1997, oltre 10.000 scosse di terremoto, alcune di inaudita violenza, hanno sconvolto la vita di una vasta area tra le Marche e l'Umbria. Migliaia di senzatetto, interi paesi e frazioni ridotti a un cumulo di macerie, danni per migliaia di miliardi, inferti a una popolazione che ha affrontato l'emergenza con grande dignità. Questi gli elementi tragici del sisma, che ha raggiunto il suo massimo distruttivo la notte del 26 settembre, seguito il mattino successivo da una replica ancora più devastante. Le stesse scene di distruzione e di disperazione in tanti centri, piccoli e grandi dell'entroterra, delle province di Ancona e di Macerata. Località i cui nomi in pochi giorni sarebbero diventati tristemente famosi. Serravalle di Chienti, Colle Curti, Vignano, Cesi. Appena scattata l'emergenza, immediato l'arrivo dei primi soccorsi e forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari, tutti a precipitarsi per dare una mano. Subito dopo, il pensiero e gli sforzi sono andati al patrimonio storico e artistico, seriamente compromesso. Il cosiddetto museo diffuso, caratteristico di questo territorio, ha subito un colpo durissimo. Se l'Italia ha un suo cuore, un suo centro, ecco, è questo qui, quello battuto dal terremoto di settembre-ottobre. Interi centri storici, fieri di un passato e di una memoria che si tramandano vivi ancora oggi, sono stati intaccati nel cuore della loro struttura architettonica. Paesi molto piccoli, 20-30 famiglie, e che però hanno una pieve di 1.200, tolta questa, perdono la loro storia. In mezzo a tanto disastro è stato fondamentale l'apporto dei volontari del Nucleo Protezione Civile Beni Culturali, guidati da Paolo Lodici. Scavando tra le macerie delle chiese di Vignano, Cesi, Madonna del Piano, Montecavallo e tante altre ancora, hanno recuperato, selezionato e ricomposto i frammenti di un'arte spezzata. Segreti, ovviamente, per problemi di sicurezza.
comunque un deposito estremamente protetto con ogni sistema di allarme. E in questo deposito abbiamo raccolto e conservato tutta una serie di oggetti d'arte scavati, veramente scavati proprio tra le macerie, nelle chiese dell'Alto Maceratese, insieme ai volontari della Protezione Civile che hanno dato un grosso contributo. Possiamo anche sottolineare proprio il grande lavoro che è stato fatto, vedendo come sono stati impacchettati questi oggetti, quindi protetti, e schedati uno per uno con queste schede veloci che individuano l'oggetto, individuano la provenienza, il secolo. Qui noi abbiamo raccolto quasi 350 pezzi importantissimi per la nostra storia. Il contributo dei volontari ha consentito di rendere meno dolorosa questa grossa lacerazione del tessuto culturale della regione. Essi rappresentano il simbolo di quell'universo e di quell'impegno di solidarietà senza frontiere che ha illuminato le zone terremotate delle Marche e dell'Umbria.